Chiedono di non essere considerati cittadini di serie B e di poter finalmente accedere ai fondi del sostegno familiare e patto di cura stanziati dalla Regione per l'assistenza alle persone vittime di grave disabilità. A San Ferdinando di Puglia il Comune tarda ad erogarli e allora scatta la protesta all'ingresso di Palazzo di Città. Una delegazione dei 72 caregiver familiari che avrebbe diritto a tre mensilità pari a 2100 euro chiede spiegazioni ma senza ricevere risposte dagli uffici. Avevano garantito che i pagamenti sarebbero stati liquidati ad inizio settimana e invece, dicono le donne in protesta, continuano ad ignorare quanti sacrifici ci siano dietro la gestione di una famiglia che vive quotidianamente la disabilità. Perché la disabilità non ce la siamo comprati, non ce la siamo comprati, la disabilità deve essere una priorità per tutti, la disabilità non deve, non deve essere sempre di serie B. E poi gli unici a subire le conseguenze sono i nostri figli che sono fermi alle terapie a giugno 2024 perché noi aspettiamo questi soldini che sono molto importanti per noi perché io in primis come mamma non posso lavorare la signora non può lavorare eh, la, la, la ragazza in attesa eh, gestisce una mamma allettata con la cognata la disabilità è vissuta 365 giorni all'anno notte e giorno ci sono notti che non si dorme giorno che si dorme o viceversa Cosa significa, signora, per voi questo sostegno? Eh, per noi è un sostegno molto importante per garantire comunque le cure adeguate per i nostri figli, permettendoci di spostarci se dobbiamo fare un viaggio, garantire un'assistenza se noi dobbiamo fare un controllo, una visita anche ad altri bambini, poter pagare un infermiere che si possa occupare dei nostri figli. Cioè, per noi è importante perché noi chiediamo il diritto... A, a, ai nostri figli, cioè vorrei che un giorno indossassero le nostre scarpe. Provassero quello che proviamo noi tutti i, giorni, tutti i giorni e poi venissero a scontrarci con noi dopo averlo provato però, perché se uno non lo prova non può capire. Io me la sono dovuta portare dietro la bambina oggi, non l'ho potuta lasciare perché giustamente pagare ogni volta un infermiere eh, per noi è difficile. Sono mamma di quattro figli. Quindi per noi è importante questo sostegno. Io, mia suocera personalmente allettata, me ne occupo io e mia cognata, vabbè con tutta la famiglia anche. E anche noi abbiamo la stessa situazione, nel senso che se dovessimo uscire per, anche per fare una semplice spesa quotidiana non possiamo lasciarla da sola. Adesso, adesso abbiamo pagato un infermiere per stare lì con lei. Questi soldi dovevano essere già stati liquidati e quindi dovevamo averli già noi appunto per affrontare la quotidianità, non uh, per andarci a fare le vacanze. Dal comune fanno sapere che i fondi della regione sono arrivati solo pochi giorni fa e che sono in corso le pratiche per lo stanziamento agli aventi diritto.